Il 9 agosto c'è stata alla torretta 38 della spiaggia di Sottomarina verso la diga del Brenta un'esercitazione multiforze che ha visto intervenire la Guardia Costiera di Chioggia, il 118, le unità cinofile da salvamento, oltre ai bagnini da salvataggio. Il personale degli stabilimenti era informato dell'esercitazione, non lo erano i bagnanti che logicamente si sono comportati come se l'azione che si presentava davanti ai loro occhi fosse reale. Nei loro occhi timore per la persona soccorsa che doveva rendere plausibile una situazione di annegamento, la curiosità nel vedere l'azione di tutte le persone scese in campo e il darsi da fare per collaborare, come il ragazzino che ha usato il suo materassino per provare a fare ombra alle persone che si trovavano nella scena. Le esercitazioni come questa servono a monitorare le criticità che si possono presentare in uno scenario di soccorso, stimolando a trovare soluzioni da mettere in campo per accelerare i procedimenti nel caso in cui una situazione reale ripercorra schemi similari. Al termine dell'operazione, fieri i bagnini per la buona riuscita dell'intervento, come gli uomini della Guardia Costiera. Vedere che il meccanismo messo in pratica non ha dimostrato particolari criticità significa aver appreso pratiche corrette per eventualmente salvare una vita. Grazie. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi, e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com.